inizio il video già in viaggio, perché la destinazione stavolta è Parma. Si va a Parma, ospiti della VB Air Suspension, e andiamo giù e vediamo. No, non penso farò un video sui camper come l'altra volta, perché per il video dell'altra volta mi aveva impegnato, quelli dell'anno scorso mi avevano impegnato 3 giorni giù in fiera. Invece questa volta sto giù solamente la domenica, quindi adesso è sabato, sono le 18, sarò giù per le 20. E appunto questa volta non faccio come l'altra volta, perché tempisticamente con il lavoro non ho la possibilità di farlo. E non ho la possibilità di stare giù 3 giorni, insomma. Ferma tanto, dall'anno scorso a quest'anno è cambiato ben poco. Piazzale che sarà sempre strapieno di camper e di gente un po' esaurita, perché da quello che ho visto ci sono giù un po' di personaggi che si vedono anche su qua su YouTube, insomma. Quindi dai, andiamo giù e vediamo com'è. Domani pomeriggio dalle 14 stand VB Air Suspension, sarò lì qualche ora per conoscervi e via a bomba. Andiamo a Parma. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better day, it seems like they just stay away whenever I try. Arrivati al salone del camper, vi faccio vedere la location. Yeah. Molto wild. Qua tutti fuori stanno grigliando, cioè veramente c'è un profumo che gira qua al salone del camper. Impressionante, io griglio così, insomma, no, non ho portato la griglia. Comunque a questa edizione sembra che ci sia veramente un botto di gente. Buono. Per il paddock del salone del camper abbiamo trovato anche URC Adventure, che ci fanno vedere il loro cane moccio patatino. No, i loro super van sono costruiti da solo. Prego. È solo basso, wow, che figata. Ci abbiamo tutto, il lavandino grosso per lavare. Calò, è in forse ceramica. Oh, sì. Cavolo. Fornello, la doccia, WC, col bagno. Doccia. Un po' di casino adesso, però. Tavolo che store. E poi lo abbassi. Sì, sì, quello abbassi. Allarghi i materassi. Sì, viene, si allunga fino a qua, perché qua si allarga, diventa 1,90 okay. m per 1,75. Cavolo. È se un po'. Dormiamo sopra. Ah, perché se no c'è sopra cosa abbiamo? Qui c'è poco entrare nell'oblò e. Uè. Siamo una camera da letto sulla terrazza. Fotonico. Grandi. E il Carlito. Carlito. Io l'ho fatto, ho fatto vela motore. Posto dove eravate. Allora, Keep Enchanted. Yeah, ce l'abbiamo. Adesivizzato. VRC Adventure ce l'abbiamo. Keep Enchanted. Tac. Allora che sbatta, che è sempre di fare tutti i video. Bisogna. Io la double, Ma poi van. Allora. Tac. Allora, fra le persone strane che abbiamo trovato qua al salone del camper, abbiamo trovato i Van Coolers. I Van Coolers. Giangio, che hanno... Giangio Sartori. Poi... no, che ha comprato. Blu, ha comprato un'ambulanza. E. Inquietantissimo. Questa è la luce notte. Manca, diciamo che manca il disco delle anni 70. Cioè, loro si sono comprati un'ambulanza per camperizzarla. Io li amo. Allora, attenzione, non è che abbiamo cercato un'ambulanza, noi volevamo un Ducato 4x4, fatalità, è stata un'ambulanza. Sì. La cosa più figa in realtà è l'aria condizionata. Avere l'aria condizionata dietro la usi 2 volte all'anno, ma quando serve aiuta. Quindi questa è stata una scelta 4x4, aria condizionata
Sirena. Sirena, queste sono le scelte, bravo, le cose che ho scelto se non la compravo. Grande. Ci spostiamo. Entriamo dalla parte espositori. Siamo nei retro bottega del salone del camper. Adesso dovrei essere circa al padiglione 2 e quindi mi fermo. Ecco, iniziamo a guardare questo che è il sogno di Yari, ma è anche il mio di sogno. Camion. È chiuso ed è vietato entrare, però del 4x4 fotonico. Vi siete mai chiesti cosa potete comprare se vi avanzano 190.000 euro? Budget è un po' più ridotto, 69.000 euro. Carina la soluzione di creare una zona notte separata e anche, cioè una zona notte, una zona bagno separata. Volendo puoi chiuderti anche la doccia. Mi piacciono queste cose alternative. Alla fine non è niente di che, è un pezzettino di legno, però è interessante. Ovviamente il tanto di moda tetto a soffietto, che a me non piace molto a dire la verità, perché essere troppo a contatto con l'esterno, che uno con un semplice taglierino mi può mettere dentro una mano, mi viene l'ansia, non dormirei tranquillo, insomma. Magari in città o in autostrada, magari ti fermi, stai facendo un viaggio, a dormire lassù no. Passiamo da Posle e vediamo una cosa interessante, che è un van come il mio col tetto alto, un road cruiser, e non mi ricordo l'anno scorso di aver trovato van della Posle col tetto alto, e adesso ve lo faccio vedere dentro. Allora, non abbiamo come su Knaus il tetto, il letto basculante che viene giù dietro, ma ce l'abbiamo dietro, uno sopra e uno sotto, e una soluzione un po' più classica, diciamo, però con il tetto alto sicuramente lo spazio è maggiore e non ti dà quella sensazione, penso, di claustrofobia. Doccia centrale, il bagnetto. Ne hanno guadagnato ovviamente i mobiletti, perché appunto hanno tutto questo mobile qua e questi mobili qua che nel mio non ci sono. Ecco. Prezzo per un mezzo del genere della Posle direi abbastanza concorrenziale, anche se alto, 70.000 euro. Vi faccio vedere un altro mezzo della Posle, 65.000 euro, Twin R Plus, più o meno. Una volta che hai visto un paio di Posle, secondo me sono tutti molto simili. Abbiamo anche qua il bagno centrale, e però più o meno appunto l'interno si assomiglia molto. Cambiano un po' le colorazioni, però appunto più o meno siamo lì. Andiamo a guardare magari qualcosa di diverso e di alternativo, perché finora ho dato un'occhiata ai van ma non ho visto niente di particolare. Di mezzi particolari vi faccio vedere questo Globetraveler,
Ve lo faccio vedere all'interno, vi faccio vedere la particolarità di questo van e poi alla fine vi svelo il prezzo, che è abbastanza importante. Allora, entriamo ed abbiamo una dinette quasi classica, però ci accorgiamo subito che il pavimento è molto rialzato, cioè c'è un pavimento molto alto. Infatti vedete che non c'è scalino fra i sedili e il corridoio. Di solito qua c'è uno scalino, invece qua è tutt'uno, presumo perché ci sarà una coibentazione o dei cassetti, o probabile dei cassetti. Entriamo. Abbiamo una disposizione a letti gemelli con la sua TV, ventola comoda questa, e poi scopriamo il bagno. Bagno con una fantastica, devo dire proprio fantastica, doccia, mezzo alternativo. E la cosa particolare è che qua non abbiamo il gavone perché c'è un portellone dietro che vi faccio vedere. Abbiamo il gavone qua dietro, così perché c'è un portellone, adesso non so se si può aprire o meno, però appunto portellone dietro. Prezzo per un veicolo del genere siamo a 82 il base e 105 la versione che abbiamo visto. Ce n'è anche un altro tipo, un altro modello che vi faccio vedere adesso, che è questo. Che questo ha la particolarità invece di essere un po' diverso, perché abbiamo il letto alla francese e il bagno in coda. Il bagno, a vedere, è un bagno di quelli che puoi alluvionare perché è tutto stagno. Infatti c'è la doccetta qua, che probabilmente andrà attaccata qua da qualche parte, o la tieni in mano. E il lavandino immagino che sia questo, esatto, con i pistoncini. Carino come mezzo alternativo. Abbiamo frigone della Dometic e cassetti e sportellini vari. E questo materasso che vediamo qua, probabilmente calando questa parte qua, scende e crea un altro letto, come nel mio. Crea un altro letto e ti dà ancora la possibilità di rimanere seduto in dinette. Vedete, questo probabilmente viene giù, si apre, il materasso lo tiri in qua e hai un altro letto. Comodo. E questo è anche carino con il coso in coda. L'unica pecca che è perdi il gavone vero e proprio del furgone, per dove puoi caricare, che ne so, una bici o cose del genere, perché appunto il gavone in questo caso sarà molto più ristretto. Ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere il gavone, o se possiamo chiamarlo così, insomma, è più un bagagliaio, cassetta WC, e appunto lo spazio che ci rimane è un po' più sacrificato, però bel mezzo anche questo siamo sui 100, adesso ve lo faccio vedere. Anche questo abbiamo un prezzo di partenza di 82.000 e questo finito siamo a 103.000, con un prezzo un po' più umano, diciamo. Ho notato che si stanno spostando un po' tutti, ho notato che si stanno spostando su base Ford per tenere un po' più bassi i costi. E tipo possiamo vedere questo Vansberg a 55.000 su base Ford, e è molto diverso. I sedili non mi piacciono proprio, però il cambio automatico molto 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 semplice come veicolo, diciamo, niente di particolare. Siamo sui 55.000 euro. Vansberg fa parte del gruppo Knaus, diciamo che è un po' lo scalino inferiore di Knaus, quindi la qualità dovrebbe essere alta, insomma. Noto una cosa, che Knaus quest'anno, essendo che Fiat non, da quello che ho capito, non dà più veicoli
per le camperizzazioni, noto che Knaus quest'anno ha portato solamente MAN. Vi faccio vedere esempio questo, che è simile al mio, è quasi 80.000 euro. Il letto posteriore è sacrificato, un po' più stretto, carino. Letto basculante che viene giù, forse questo l'avevamo visto forse anche l'anno scorso. Però forse i prezzi l'anno scorso erano un po' più umani, quest'anno stanno fuori di testa come prezzi. Forse la novità più interessante quest'anno di Knaus è questa specie di van camper con un gigantesco tetto a soffietto. Hanno creato questo nuovo veicolo, e interessante. Non mi entusiasma molto il discorso tetto a soffietto, però adesso andiamo a vederlo dentro. Appunto il soffietto si crea un ambiente molto arioso, e devo dire la verità, non mi entusiasma tantissimo. Lì c'è la doccia, però è una cosa alternativa che finalmente si vede nei camper. Allora, questo viene fuori fino a qua. Ok. Poi vabbè, questo qui è anche questo, il letto matrimoniale. Ok. Poi c'è il bagno e lì sotto c'è la doccia. Ok. Ovviamente questa parte si alza, ora non glielo posso far vedere, questo è un prototipo. Ok. E qui ovviamente viene tutto su, perché sennò è svuotato. Esatto, ma questo ora bisogna metterci questa paratia qua. Esatto. Ah, ok. Però è ancora un prototipo, cioè uscirà a giugno, quindi non abbiamo ancora tutto okay. a posto. Ok. I sedili si girano. E l'altezza del veicolo da fuori è 2 sotto i 2 metri. Allora no, quando questo si abbassa è chiuso 2,12 metri. 2,12 metri. Lunghezza 2 metri, larghezza 2,40 circa. Ok. Sugli 80-90 mila euro, da quello che sappiamo. Da quello che si sa. Se volete un mezzo alternativo. Allora, carina l'idea. Devo dire la verità che c'è sempre un... A parte che questo è ancora un prototipo, infatti vedete anche le saldature. Davvero? Carina l'idea, non mi entusiasma molto, a dire la verità. Uno, perché per uscire ho quasi dato una craniata, perché bisogna abbassarsi di molto. E seconda cosa, dover fare tutti quei magheggi per mettere la doccia, poi chiudila, poi... No, io preferisco un mezzo che sia così e non devo star lì a diventare matto per apri, fai, briga. Però dai, almeno si è vista una novità, insomma. Ho trovato un camper normale che più o meno non costa un rene, che è questo. Benimar, è della Benimar. E con 64.000 ci portiamo a casa un grande camper, direi. Molto carino. Mi piace il fatto che la cucina sia così. Doccia e bagno separati. Letti gemelli. E poi abbiamo il letto basculante che viene giù davanti sulla dinette. Una bella dinette grande, su base Ford, mega oblò. Devo dire che questo come prezzo, visto che i van sono andati alle stelle, perché adesso c'è la moda del van, con 64.000 euro è un buon compromesso, secondo me. Ti danno tendalino, sensori, antenna, la TV, pannello solare. Non è male. Ha anche un bel gavone dove ci sta dentro anche un motorino, secondo me. Forse sì, un motorino ci sta. Quello che vedo, riescono appunto ad abbassare un po' i prezzi e cambiando la meccanica e utilizzando la meccanica Ford. Adesso sembra che appunto quasi tutti i brand si stiano spostando su Ford per contenere i costi, e anche perché, da quello che ho capito,
Ducato è sempre più raro averlo. Usando altri mezzi particolari o abbastanza completi, abbiamo C, Levo Limited, che Levo Limited ha la particolarità di essere già super accessoriato. Abbiamo di serie lo scalino elettrico, la zanzariera sulla porta della cellula, luce esterna, tendalino nero antracite, il pannello fotovoltaico, kit multimediale con la retrocamera. Abbiamo il tavolo a libro. Ok. Su questa versione abbiamo il tetto soffietto, però di serie sul veicolo abbiamo il maxi oblò da 70x50. Rifiniture dei sedili che sono in ecopelli di serie, in questo caso qua sono state scelte quelle optional in tessuto. 1,40 5,40, così prezzo? Qua siamo intorno ai 64.000 euro, 64-65 in strada. 5,40 col soffitto? Senza tetto soffitto, solo limited edition. Per quanto riguarda il costo del tetto soffitto, in versione nera è disponibile solo con lo sky roof, okay, nero, al costo di 7.500 euro. La versione col tetto soffitto bianco costa invece 5.500. Però tetto soffitto bianco, per piacere, no dai. Anche no. Stesso prezzo del van, proviamo sempre su base Ford, come abbiamo visto, però allo stesso prezzo di questo van qua troviamo questo bestione, 65.000. E qua lo spazio, diciamo, assolutamente non manca. Mansarda, non c'è da tirar giù letti, non c'è da mettere su letti, c'è scaletta e si va a letto. Grande dinette, 5 posti a sedere, è un posto a sedere qua e i 2 posti classici qua, quindi 5 posti in marcia. Bel lavandino, gigantesco anche il letto posteriore con i letti gemelli, che poi appunto, come sapete, questo si apre fino qua e con il materasso in mezzo si possono anche unire. Mega doccia, bel bagno, e esteticamente vedendoli da fuori i camper mansardati lasciano un po', non sono proprio bellissimi rispetto a un van, e probabilmente anche a livello pratico non sono pratici come un van, però un mansardato così, ragazzi, è una casa, e alla fine costa come un van. Cioè, in questo periodo qua, sinceramente, io non so se acquisterei un van, perché dal mio punto di vista c'è molta molta speculazione sui van. Di per sé c'è dentro molto più lavoro a costruire una cosa del genere, eppure mi costa uguale. Mi dà l'idea proprio di tanta speculazione. Quindi se adesso come adesso io cercassi un mezzo ricreativo, penso che darei un'occhiata ai camper piuttosto che ai van, perché i van sono improponibili. Magari non necessariamente un mansardato che è grosso, ingombrante, anche una cosa del genere. Siamo sui 62.000. Questo ovviamente come spazi è un po' ridotto, non c'è il letto lassù, è un po' più piccolo, un po' più compatto, al letto che scende qua, e quindi creiamo un letto sopra la dinette, e poi abbiamo il letto matrimoniale trasversale dietro. Diamo un'occhiata al bagno, che hanno già rotto. Bagno con doccia con la sua cosa, è un po' più come un van, diciamo. Qua c'è l'accesso a un bel armadio. È un po' più compatto, diciamo, rispetto al camperone che abbiamo visto prima, però i prezzi sono molto simili.
abbiamo anche un garage. Ecco, al prezzo del van ti trovi appunto in mezzo così, che esempio qua di fronte abbiamo un Enlag 63, classico doppio letto dietro. Tagliere, me l'hanno copiato a me il tagliere. I van più o meno sono tutti lì. Questo 63.000 euro, questo è esposto 65.000. Iniziano ad essere tantino, insomma. Se siete in tanti, 7 posti omologati su base Citroen ad un prezzo abbastanza concorrenziale, perché siamo a 69, questo è esposto 66 comunque. Questa disposizione mi piace tanto, perché si entra, abbiamo letto a castello subito appena si entra. Forse ve l'avevo fatto vedere anche l'anno scorso, ma ve lo faccio rivedere perché questa disposizione con la porta in fondo a me piace da impazzire. Letto a castello, appena si entra abbiamo subito cucina, bagno con la sua doccia, frigo da famiglia, e questo è 7 posti omologato, quindi puoi portare 7 persone, cioè famiglia numerosa. Soggiorno per gli adulti, piccolo soggiorno per i bambini. Mobili, e qua abbiamo il letto matrimoniale sulla mansarda. La disposizione di questo camper a me piace particolarmente, perché avere i due letti singoli dietro a castello è carino, e il letto matrimoniale qua sopra, e mi piace il fatto che si entra e qua c'è la cucina, cioè mi piace proprio la disposizione fatta così, insomma. Vediamo la differenza con la porta centrale, più o meno il prezzo è uguale. Con la porta centrale è un po' più classico, diciamo, c'è la dinette, cioè è un po' più classico, e non mi fa. Qua abbiamo il suo bagno con una bella doccia separata. Ecco, questa appunto è sempre una disposizione un po' più classica, invece quell'altro, stesso prezzo, mi piace proprio il fatto che ci sia quella dinette gigante, quella dinette gigante qui, e qui il tavolino piccolo, e mi piacciono molto anche i due letti a castello dietro, che probabilmente penso si possa rimuovere il letto sotto e si possa alzare il gabone. Esatto, sono ritornato dal camper dove c'erano i due letti a castello per conferma. Effettivamente qua si può togliere questo letto, probabilmente qua c'è un qualcosa da chiudere, e il gabone diventa normale e ti rimane solo il letto sopra. Vi faccio vedere un altro veicolo a prezzo, diciamo. Jotty Line, con una colorazione degli interni un po' discutibile, diciamo, però anche questo sempre su base Ford, cambio automatico, mansarda. Letto simile a un van dietro, diciamo. Bagnetto con doccia. Penso che la configurazione sia molto simile al Ford che abbiamo visto prima della Caravan International, ci assomigliava molto. Le riprese di questo salone del camper non saranno molte, perché a parte che sarò ospite di VBR Suspension dal pomeriggio, e le novità non sono molte, anzi poco o niente.
L'unica novità che possiamo trovare sono i prezzi, che sono lievitati e sono andati alle stelle. E ho filmato appunto un paio di camper, ma più o meno la cosa si ripeteva come l'anno scorso, quindi non mi va di fare un video che si può dire che ho già fatto e far rivedere le stesse cose. Quindi pausa pranzo. L'idea era di mangiare qualcosa dentro, ma i chioschi dove si mangia sono inarrivabili, quindi fortunatamente, avendo un camper, mi faccio un piatto di pasta qua e poi ritorniamo dentro. E fiera del can per ci sono tantissime persone che hanno dei cani e ci sono tantissimi campeggi che ancora non accettano i cani sulle spiagge o danno veramente poca possibilità, se non niente, per di avere un cane. È giusto che capiscano che ci sono tanti cani, che ci sono tanti camperisti che hanno un cane, e è giusto che tanti campeggi un po' si attrezzino e diano un po' più di spazio anche a chi si porta un amico a quattro zampe. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line.